www.etv.eu e le dirette dalle pagine Facebook di WebTV. La trovate anche sul mio profilo. Lo dico sempre, condividiamo, condividete la voce del popolo. Questa sera andiamo in Puglia, nella bellissima Puglia, un bellissimo borgo, paese che è Bovino, in provincia di Foggia, dove c'è l'amico Enzo Smacchia. Enzo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per tutto, Pierangelo. No, grazie a te, grazie a te. Senti Enzo, guarda, il titolo è questo della trasmissione, Il contadino ribelle. Perché il contadino ribelle, Enzo? Perché io alzo quella voce che non molti hanno il coraggio di fare, alzo la voce sulla problematica dell'agricoltura, sono quello che vado a remare contro a chi ci viene a speculare. Perché io vivo solo di agricoltura, io e mia moglie lavoriamo in mezzo ai campi con mio figlio, non abbiamo altri tipi di entrate, purtroppo ne siamo sempre pochi, anzi io sono l'unico nella zona ad alzare la voce, perché vivo solo di quello. La maggior parte delle aziende agricole qua a Foggia, come succede anche in tutto il mondo, i terreni si va verso il latifondismo. E non più per la media azienda di 30-40 ettari. Le aziende di 5-6 ettari, quelle là sono già sparite già da 7-8 anni a questa parte, quando arrivano i contributi dalla Comunità Europea, che sono stati bloccati dalla Regione Puglia, va a finire che noi non possiamo attingere a questi fondi perché arrivano in ritardo, la burocrazia è troppo vasta. Già un trattore che costa 50.000 euro al 22% deve anticipare già i 10.000 euro di IVA. Allora diciamo 10.000 euro di IVA li può anticipare il notaio, il medico e l'avvocato che sono in possesso di questi terreni. Negli ultimi 10 anni i terreni sono stati acquistati di più da persone come gli avvocati. Da persone che fanno altro tipo di lavoro, molto redditizio, dai medici, acquistano i terreni, diciamo, vanno a investire di più su questi terreni qua che non sulle case. Perché il terreno, diciamo, la terra è un bene più sicuro. Una casa, investire sul mattone può essere distrutto da una crisi, che le case non si possono affittare, oppure da un, sai, assurdo, da un terremoto. L'investimento può essere distrutto da un momento all'altro. Ora, Certo. vanno a investire sui terreni agricoli. I terreni agricoli purtroppo stanno nelle mani di questi simpatizzanti dell'ultima ora, a parte quelli che hanno ereditato da genitori agricoltori. Allora, se io sento Smacchia, dice agli agricoltori, andiamo a fare con Mega, andiamo a bloccare Roma perché il prezzo del grano è così basso. Una persona come un farmacista, un avvocato, un notaio, un medico non può farsi vedere davanti a Montecitorio, dice com'è, tu sei medico che fai pure quell'agricoltore. Allora ci va soltanto Enzo Smacchia. Difatti tu in un tuo post su Facebook dici, scrivi, c'era una volta il grano. Sì, quella è una provocazione perché avevo in braccio mio nipote che si chiama come me, Vincenzo. Allora, di spalle, perché davanti al camino, il mese di dicembre, dopo che si sono finiti i lavori della raccolta dell'oliva, la semente del grano, i nostri antenati, i nostri nonni, i nostri avi, era diciamo, il punto di incontro, non è come adesso stare sullo smartphone, il punto di incontro dove si parlava, neanche che c'era la divisione, era il camino. Tutti i nipoti, 40-50 anni fa, ci radunavamo davanti al cammino, davanti alla luce del cammino, ci radunavamo tutti quanti e si parlava del grano, si parlava quando si semina, come si raccoglie, come si lavora, come si fa la farina, come si fa la piadina del grano. Allora io faccio queste provocazioni usando mio nipote così seduto sulle mie ginocchia e dicevo. C'era una volta il grano. Io a mio nipote che cosa gli dico? C'era una volta il grano. Allora, c'era una volta, perché adesso non esiste più, non si parla più di grano, è soltanto un investimento così fatto a caso.
L'importazione purtroppo ci sta uccidendo, l'importazione ci sta facendo chiudere, l'importazione di grano. Ahimè, le fabbriche della pasta sono anche cose private, pure un'industria che fa delle finestre, il legno lo può andare a prendere in Polonia, in Ungheria e non in Italia, dove può risparmiare? Ma una finestra, una porta di legno non si mangia. Invece la pasta ci va in circolo, quello si mangia. Facciamo attenzione a quello che andiamo a acquistare. E non siamo competitivi con il grano che arriva dall'Ucraina e che arriva da Canada, perché loro hanno altri tipi di coltivazioni, tipi diversi di allevamento del grano. Loro raccolgono il grano a ottobre, quando là già comincia a fare meno 10, meno 15 gradi, con la neve. Allora, loro che cosa fanno? Usano il pesticida, il glifosato, per far anticipare con la maturazione. Anticipando con la maturazione, loro hanno scoperto che le proteine sono molto più ricche, le proteine in un campo di grano, dando il glifosato, perché maturano, fanno maturare prima, che non in un grano che abbiamo qua a Foggia, a bovino, che matura con 40 gradi. La maturazione del grano che si fa nel tavoliere delle Puglie, Foggia e provincia, non viene con il glifosato, ma viene con il clima. Che fa caldo, arriva giugno, matura, il vento fresco, riesce a maturare il grano. Però purtroppo loro hanno più proteine. E perché invadere i nostri mercati con una pasta più ricca di proteine? Quanti danni si fanno con troppe proteine dentro la pasta? È perché è tutto un discorso industriale. Usando il grano del più pieno di proteine, mantiene più con la cottura. Cioè loro ci guadagnano due volte, il consumatore dice, madonna, sta pasta è al dente. Sai, a volte le nostre massaie, le casalinghe, non sono neanche più attente quando si cuoce la pasta. Allora, una pasta fatta di grano che matura bene a Foggia, che matura bene in Sardegna o in Sicilia, devi stare pure attento per la cottura, altrimenti si scuoce e poi non è più al dente. Però dico io, scrivete su un pacco di pasta, questo viene dall'Ucraina, questo viene da vicino Chernobyl, questo viene da Canada con glifosato, no, quell'etichetta ancora non la porta. I pastifici si sono fatti furbi ultimamente, facciamo le filiere, noi facciamo le filiere direttamente con gli agricoltori, ma si impongono alcuni prezzi che loro ti impongono di fare più concimazioni, a usare il grano, il seme di grano che dicono loro, da che va dalle 55 a 65 euro. Ma non tutti gli anni sono produttivi questi tipi. Si fa un lavoro, dice tu mi dai il grano ricco di proteine. Per fare un grano ricco di proteine si va a concimare due o tre volte il terreno. Cioè noi andiamo anche a inquinare, a usare più pesticidi, più fungicidi, perché noi fungicidi non abbiamo bisogno qua. Perché qua è abbastanza ventilato in periodo di maggio, certo, che incomincia a maturare il grano. E le filiere, ci impongono queste filiere, altrimenti sei fuori. Il grano dovrebbe costare magari 40 euro per avere profitto un agricoltore. Così succede anche con l'olio d'oliva. Guarda, Enzo, ti leggo degli messaggi che stanno arrivando. C'è l'amico Ernesto Taveri che ti saluta e ti dice... Grazie. E scrive... Scrive veleni, quindi tornare al grano buono italiano. Scrive ancora marketing estero, sempre contro i prodotti italiani, una vergogna. C'è l'amico Mirko Zatti che invece scrive, ed è di Milano, Mirko, dice non è possibile che i nostri burocrati seduti sulle poltrone di comando non comprendono, o meglio, chiudono gli occhi sulle tematiche che denuncia Enzo Smacchia, che mi pare abbia grande cultura economica ed imprenditoriale. Hai capito i messaggi che ti arrivano, Enzo? Grazie. Stavi dicendo dell'olio, si passa dal grano e si va all'olio, vai. Con l'olio è la stessa cosa, quest'anno nella zona di Foggia ci sono state poche olive. Quelle poche olive che sono state raccolte, che succede? Che molti ristoranti qua sono stati chiusi, non si possono permettere il lusso di comprarsi 2 quintali d'olio, 200 litri d'olio, 500 litri d'olio per tenerli così in magazzino.
perché non si sa come si va a finire con il virus, quanto tempo durerà. Ma anche un consumatore che prima acquistava 100 litri di olio, perché il mercato dell'olio è in mano delle persone di una certa età, persone pensionate. I pensionati non hanno girato nei frantoi a comprare le olive, a comprare l'olio, perché c'è stata la pandemia, perché i pensionati erano più suscettibili, erano più delicati per quanto riguarda il virus. Quindi purtroppo il mercato è in mano a queste persone più anziane, perché loro si preoccupano di comprare un po' di olio per dare ai figli e ai nipoti, quando i figli hanno un'altra cultura come spendere i soldi, lo spendono una macchina, ahimè hanno pure le bollette da pagare, però vanno più, si comprano, preferisco comprarsi un iPhone di 700-800 euro fino a 1200 euro e non comprarsi 50 litri di olio e mangiare sano. Questa è la questione più. Il virus ci sta distruggendo, ci sta distruggendo da una parte ci sta pure un pochettino aiutando. Io avevo il rateizzo di Equitalia, è stato tutto fermato, è stato bloccato e si pagava il 10 di dicembre. Il 10 di dicembre il virus, il Parlamento ha deciso di portarlo a marzo, che mi porti a fare le cartelle di Equitalia del 2020, nel 2021, quando io a marzo 2021 ho già altre due scadenze del 2021. O mi azzeri tutto e mi fai riaprire, mi fai ripartire di nuovo, o mi azzeri tutto, se no come si fa? I 4.000 euro che io ho fatti da rateizzo, grazie a qualche legge che mi faceva stare più tranquillo la notte, dice senti, quando mi devi dare 50.000 euro, dammene 20-30 e te li faccio pagare in 5 anni. Il 2020 è stato l'anno del virus, della pandemia. Le cartelle sono state spostate nel 2021, sì. Ma io nel 2021 io accumulo altri debiti da pagare, o me li azzeri, mi fai ripartire, sennò io non posso più ripartire, perché a me non è soltanto il problema delle cartelle di Equitalia, io mi preoccupo anche per le busta paga degli operai. Gli operai mangiano tutti i giorni, ogni settimana questi vanno pagati, le bollette, paghiamo quello più necessario, le bollette della luce, il gasolio agricolo, entro 30 giorni dobbiamo pagare, perché altrimenti ti blocchi, ti chiudi i rubinetti, tu non puoi più andare con un trattore in mezzo ai campi, le bollette, rimani al buio, ti staccano la corrente, o Covid,